Salve a tutti ragazzi, salve a tutti i massimi esperti da The Name Before Tokyo. Questa settimana non è uscito il capitolo per cui video così di intrattenimento per quanto riguarda One Piece, per ingannare un po' il tempo. Oggi avete letto bene dal titolo, farò la mia personale top 10 dei personaggi più forti fisicamente visti finora in One Piece. Non inserirò personaggi dei quali praticamente non abbiamo ancora visto nulla, come ad esempio Shanks, Kaido, Big Mom, e che sono sicuramente forti, ma appunto dei quali non abbiamo visto nulla, quindi non mi sento di inserirli in classifica. Poi, in futuro, quando magari fra 20 anni One Piece sarà finito, farò chissà la classifica definitiva. Per il momento, la classifica dei 10 personaggi più forti fisicamente in One Piece per me è questa. Ovviamente poi fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. Alla posizione numero 10 metto Jinbei, un personaggio che appunto combatte esclusivamente corpo a corpo e che quindi si è dimostrato degno di essere inserito nella top 10 semplicemente per il fatto appunto di essere arrivato nella flotta dei 7 appunto basandosi esclusivamente sul combattimento corpo a corpo. Un uomo pesce è in media 10 volte più forte di un umano normale, Jinbe è molto più forte di un normale uomo pesce, quindi questo basta secondo me per inserirlo nella top 10 dei personaggi più forti visti finora. Per quanto riguarda invece la posizione numero 9, la posizione numero 9, io metto un personaggio che non avrei pensato sinceramente tempo fa di inserire in questa classifica, e sto parlando di Don Quixote Doflamingo. Don Quixote Doflamingo è un personaggio che fisicamente non rappresenta il classico bestione tutto muscoli, ma stiamo vedendo in questi ultimi capitoli come riesce a tenere testa perfettamente a Ruffy dopo il time skip anche sul piano fisico, quindi non ha nulla a che spartire con Crocodile o Enel, per esempio, nemici appunto che si basavano molto sul loro frutto, ma che non erano, diciamo, sicuramente all'altezza del protagonista fisicamente. Doflamingo sta tenendo veramente molto bene anche sotto questo aspetto, quindi è un, secondo me, piccola parentesi, uno dei combattenti più completi di tutto One Piece. Ha un frutto micidiale che utilizza alla perfezione, ha tutti e tre i tipi di ambizione, anche quello del re, ed è molto forte anche fisicamente, quindi è posizione numero 9 per Don Quixote Doflamingo. Alla posizione numero 8 io metto un altro personaggio che è riapparso a Dressrosa, e sto parlando di Sabo, combattente anche lui fisico e che si è dimostrato in grado di essere superiore, decisamente direi, ad altri personaggi come ad esempio Jesus Barges, che è uno che della forza fisica fa il suo cavallo di battaglia. Probabilmente Barges lo metterei all'undicesima posizione, quindi subito fuori dalla top 10. Comunque Sabo, posizione numero 8. Alla posizione numero 7 metto Marshall D. Teach. Barba Nera, forse qualcuno di voi non sarà d'accordo con questo, ma secondo me lui è molto forte anche a prescindere dai frutti che ha ingerito. Infatti sappiamo che Ace ha combattuto alla pari con Jinbe per 5 giorni, dal punto di vista fisico sicuramente ne ha subito i colpi, e nonostante questo lo scontro è durato 5 giorni, mentre contro Teach, dopo pochi pugni, che tra l'altro lo fanno volare come un coriandolo, sembra accusare veramente il colpo. Quindi questo la dice lunga su quanto Teach sia forte fisicamente e oltre appunto ad essere molto resistente. Non fatevi ingannare dal fatto che ha la panzona e le braccia fine, perché Teach appunto è un mostro anche fisicamente. Numero 7 per lui. Alla posizione numero 6 invece metto un altro personaggio che forse non tutti inserirebbero, e sto parlando di Gecko Moria, secondo me in assoluto uno dei più sottovalutati di tutto One Piece. Parlo di Moria alla posizione numero 6 per quanto riguarda la sua forma Shadow Asgard, quindi non il Moria normale, ma quello appunto pompatissimo dopo aver assorbito mille ombre a Thriller Bark, che con un solo pugno distrugge in due un'isola, perché Thriller Bark è una nave grande come un'isola, quindi è una grandissima manifestazione di forza che secondo me legittima la posizione numero 6 per quanto riguarda Gecko Moria. Alla posizione numero 5, quindi entriamo quindi nella top 5 dei personaggi più forti visti in One Piece per quanto riguarda la forza fisica, metto Ruffy, il protagonista però nella sua versione sempre vista Thriller Bark Nightmare Ruffy. Avete capito bene? Mi ha stupito molto il modo in cui ha disintegrato facilmente un gigante, un super gigante come Odor, e quindi penso che per quello che abbia mostrato Ruffy, si meriti la posizione numero 5, ovviamente nella versione Nightmare. E vi dirò di più, penso che attualmente Ruffy, dopo 2 anni del time skip, non sia ancora forte come Nightmare Ruffy, visto in quel minuto in azione a Thriller Bark. Quindi posizione numero 5, Nightmare Ruffy. Alla posizione numero 4 metto due personaggi a pari merito che sono molto diversi come stile di combattimento e
Metto quindi da una parte Daimon Jozu della ciurma di Barbabianca, che si dimostra in grado di sollevare un iceberg pesantissimo e di lanciarlo a mani nude come se niente fosse, e se non fosse stato per Akainu avrebbe distrutto mezza Marineford. Quindi molto forte per il suo potere del diamante, ma a prescindere da questo, uno dei più forti anche a livello fisico, e anche il suo aspetto così imponente sicuramente fa presagire una grande forza fisica di questo personaggio. L'altro personaggio che metto in pari merito alla posizione numero 4 è Silver's Rayleigh. Rayleigh, appunto, braccio destro del re dei pirati Gold Roger, che sappiamo essere un po' uno spadaccino, un combattente fisico e non è sicuramente un fruttato, perché sappiamo appunto che nuota alla veneranda età di oltre 70 anni. Quindi, sicuramente non è forte come in passato, anche perché, a differenza magari di Barbabianca, è rimasto meno in attività appunto dopo la morte di Gold Roger. Comunque, secondo me, ancora nella top 5 dei personaggi più forti va inserito sicuramente. Adesso arriviamo qui al podio, arriviamo alla top 3 dei personaggi più forti fisicamente visti finora in One Piece. Reggetevi forte. Alla posizione numero 3 io piazzo Dracul Mihawk. Perché metto Mihawk? Perché noi sappiamo benissimo, tramite appunto Zoro, che sicuramente inserirei nella top 15 o massimo nella top 20, che per essere un grande spadaccino non è sufficiente la tecnica, ma la forza fisica è fondamentale, altrimenti Zoro non si allenerebbe tutto il giorno con pesi che pesano decine di tonnellate per potenziare la propria forza muscolare. Se tanto mi dà tanto, Mihawk, spadaccino più forte del mondo, deve avere una forza sulle braccia incommensurabile. Un fendente lanciato con una spada con un braccio poco allenato sicuramente non ha lo stesso effetto di un fendente lanciato con un braccio molto potente. Quindi, se con un singolo colpo di spada Mihawk riesce a distruggere una montagna, un iceberg appunto grande come una montagna a Marineford, questo lascia presagire, lascia capire quanto possa essere forte fisicamente, appunto Occhi di Falco. Quindi, numero 3, per quanto visto, Mihawk. Posizione numero 2, inserisco il personaggio che forse trasuda più forza da tutti i pori di chiunque altro all'interno di One Piece, e sto parlando di Barbabianca. Barbabianca che non è solamente quasi invincibile per via del suo potere, appunto del Gura Gura, ma che anche a livello fisico è una bestia. Lo vediamo scambiare colpi con Shanks, aprire il cielo in due, lo vediamo quando ferma una nave con una sola mano a Marineford in corsa, insomma. È veramente, in generale, compreso anche il potere, forse alla sua morte era ancora il più forte singolarmente di tutto il mondo. Ma ecco, dal punto di vista della forza fisica, secondo me ricopre la posizione numero 2, almeno di quelli che abbiamo visto parzialmente in azione. Alla posizione numero 1, però, metto un personaggio che secondo me è veramente il più forte in assoluto, almeno per quanto riguarda la forza fisica di per sé. Sto parlando, avrete capito benissimo, di Monkey D. Garp, nonno del protagonista, un personaggio che, pur non avendo ingerito nessun frutto, pur non essendo uno spadaccino, un cecchino o comunque un personaggio con abilità particolari, ma semplicemente con i suoi pugni, quindi con la sua forza, è riuscito nella sua vita a mettere alle strette più volte il re dei pirati Gold Roger. Quindi quale biglietto da visita migliore di questo per porre Garp alla prima posizione per quanto riguarda la top della forza fisica nel mondo di One Piece? Questa è la mia personale classifica. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, lasciate un pollice verde, lasciate una condivisione per far arrivare a più persone possibile il video e discutere su questo argomento. Se volete, iscrivetevi al canale, la mia pagina Facebook la metto sempre qui sotto in descrizione. E niente, ci vediamo con i prossimi video, sia a tema One Piece che non. E niente, un saluto a tutti quanti da TNBT. Ci vediamo ai prossimi video. Bless!